No, non ti sbagli, però. Abbiamo perso contro una squadra più forte di noi, perciò non è solo Bologna che trova difficoltà con Napoli, trovano anche squadre più forti del Bologna, perciò non vedo nulla di strano, sarebbe strano diversamente, nonostante a noi ci mancavano quattro titolari, tutto, ma non sarebbe cambiato nulla, penso che Napoli forse avrebbe vinto anche senza avere questi rigori. Squadra ha fatto quello che ha potuto, naturalmente potevamo far meglio, sì, ma quello si può far sempre, però visto la forza dell'avversario e tutto, io ai ragazzi non posso dire nulla, hanno cercato di fare quello che abbiamo preparato, episodi sono stati sfavorevoli, tutto, ma è vero che abbiamo fatto meno rispetto alle altre partite, però è anche vero che abbiamo giocato contro Napoli che su 10 partite ha fatto 9 vittorie, un pareggio, ha subito solo 3 gol, perciò in difficoltà con Napoli trovano anche squadre più forti, i giocatori, gli attaccanti più forti che quelli miei. Perciò nulla di strano. Salve mister, buonasera. Sì. Vabbè, io glielo chiedo, insomma, è la quinta partita dove comunque ci sono episodi al limite e poi alla fine in un modo o nell'altro Bologna ha sempre la peggio nella decisione che si può prendere. Lei l'altra volta non ha commentato nell'ultima partita col Milan, l'ha fatto altre volte, però non sono un po' troppe, non stanno incominciando a pesare un po' troppo anche alla luce di una classifica che piano piano, insomma... Ma io mi sono promesso l'altra volta di non parlare più degli arbitri, no? A voi non vi sembra strano che voi dopo ogni partita mi chiedete giudizio sull'arbitraggio? A voi non mi sembra una cosa strana, perciò datevi una risposta da soli su questa roba qua, poi tutti ci avete gli occhi e potete giudicare. Faccio un'altra domanda. Posso? L'assenza di Scouten ha ancora problemi? Stavano soliti problemi di prima, per quei problemi che è stato fuori 7-8 partite, praticamente erano gli stessi problemi di prima, non abbiamo risolto nulla.